Fine del Sole e destino dei pianeti. Ebbene, come già detto in altri miei video, tra 3 o 4 miliardi di anni il Sole purtroppo morirà. Il Sole è una stella e come tutte le stelle è destinata alla morte, che sarà obbligatoria e sarà un atto di realtà concreta. Quindi preparati. Tra 3 o 4 miliardi di anni il Sole morirà. Il Sole sicuramente morirà, non si sa bene quando, ma da come si legge su internet si parla di 3 o 4 miliardi di anni. E quando il Sole morirà, significa che avrà esautorato, quindi avrà esaurito tutte le risorse energetiche che si trovano dentro a questo corpo celeste. Tutte quante le risorse energetiche non ci saranno più e si estinguerà diventando una stella nana bianca. Quindi espanderà molto le sue dimensioni e andrà a ingoiare, andrà a inglobare, andrà a, diciamo così, prendere a sé, quindi a fagocitare i pianeti a lui più vicini. Quindi Mercurio, che è il primo più vicino a lui, Venere, che è il secondo più vicino a lui, Terra, che è il terzo ed è il nostro pianeta più vicino a lui, probabilmente, molto probabilmente Marte e forse arriverà anche a Giove, che è il quinto pianeta in ordine di distanza dal Sole. Ti ricordo che è un pianeta di tipo gassoso, dove non c'è una superficie rocciosa, non c'è una superficie ben delineata. Ragionando secondo quest'ottica qui, quindi diciamo che il Sole quindi si espanderà e morirà per sempre. Non ci sarà più. L'ambiente, chiamato attualmente Sistema Solare, quindi diventerà un ambiente, o meglio un luogo, innanzitutto freddo e in secundis buio. Perché freddo? Perché il Sole, ti ricordo, che ha capacità riscaldanti ovviamente, quindi mancando il Sole, questo luogo del nostro universo, o meglio della nostra galassia, la Via Lattea, sarà un luogo senza una fonte di illuminazione ed anche senza calore. Quindi, oltre ad essere freddo in quanto mancanza di Sole, sarà anche un luogo buio perché il Sole illumina non solo la Terra, ma tutti i pianeti che ci sono, quindi sarà anche un luogo, diciamo così, piuttosto inospitale. Ecco, questa è la fine del Sole in primis e dei pianeti in secundis. Ti ricordo che se noi siamo vivi su questa Terra e se gli animali e le piante sono vive su questo pianeta chiamato Terra, lo dobbiamo grazie al Sole. Il Sole che è una fonte energetica non inesauribile, ma esauribile, che ci dà la possibilità di vivere e soprattutto alle piante di far avverare quella che è chiamata come fotosintesi clorofilliana, che è un processo che trasforma il glucosio in sostanza energetica. Il glucosio è uno zucchero, un tipo di zucchero. Bene. Il video termina qua, iscriviti a questo canale di YouTube, mi raccomando, in cui racconto il tutto, do notizie di politica, di attualità, di cinema, di scienza, di religione e quant'altro. Fammi sapere se questa mia teoria che ti ho rappresentato la condividi oppure no. Chiaramente questa è la mia teoria, questa è frutto, questa mia teoria, di anni di studi che io ho compiuto grazie al web, grazie alle enciclopedie disseminati su internet, ma non prendere questa teoria per oro colato, ma prendila come si suole dire con le pinze, con le pinzette, come ci sono le pinzette per fare le sopracciglia, così ci sono le pinzette per prendere metaforicamente le notizie che tu puoi ascoltare e leggere nel web. Non è questo un video catastrofista, ripeto, quindi fai
stai tranquillo, stai sereno, se dovesse capitare ci sarà questa fine del mondo, del sole e dei pianeti tra circa 3 o 4 miliardi di anni. Già noi saremo diventati polvere, anzi non ci saremo proprio più, secondo la mia opinione personale. Detto ciò, detto questo, mi raccomando, iscriviti se vuoi, se ti va, chiaramente non è un obbligo, non è una necessità, però se ti fa piacere avere informazioni, se ti fa piacere di rimanere al corrente del tutto, perché questa è una specie di canale di tuttologia, qui troverai davvero di tutto, tutto quello che ti serve, tutto quello che vuoi sapere, apprendere e conoscere. Grazie, da narratore italiano è tutto. Ah, per quelle persone che vogliono sapere quindi la fine delle fine dei pianeti, la fine è molto semplice, quei pianeti non ci saranno più, quindi Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove probabilmente non ci sarà più, gli altri forse ci saranno, ma saranno destinati ovviamente a non esserci, perché probabilmente è proprio grazie al Sole che c'è questa, chiamiamola, forza di gravitazione, tale per cui un pianeta rimane equidistante dall'altro oppure dal Sole stesso, perché c'è questa forza che noi non vediamo, che però si chiama forza di gravitazione universale, che coinvolge tutte le cose, tutto l'universo infinito, non creato, quindi increato ed eterno, come lo stesso professor esimio Serafino Massoni dice nel web. Grazie, un saluto e al prossimo video da narratore italiano.